Ho scritto questo libro pensando al manuale che mancava nella mia biblioteca di docente e formatrice. Diversi Tutti presenta il nuovo libro di Maria Teodolinda Saturno, Storia dell'inclusione scolastica in Italia, lettura pedagogica della normativa. Fare inclusione oggi a scuola significa affrontare quotidianamente delle sfide importanti. E non lo dico solo per esperienza personale da docente, ma anche da formatrice di docenti. Pensiamo solo alle classi sempre più difficili o ai casi di studenti con bisogni educativi sempre più complessi, ma pensiamo ai genitori sempre più esigenti, a volte persino intolleranti, a volte ha ragione, altre volte meno. Pensiamo comunque anche ai nostri migliori contesti scolastici. Ebbene, non quasi mai sono all'altezza della nostra normativa sull'inclusione scolastica. Una normativa che è una delle più avanzate a livello internazionale. E non sono io a dirlo. A confermarcelo ci sono proprio i report dell'Agenzia Europea per lo Sviluppo dell'Istruzione degli Alunni Disabili. Questa sorta di discrepanza fra norma e prassi è motivo di frequente contenzioso fra scuola e famiglia e comunque possiamo dire di malessere, di frustrazione per certi versi. Questo viaggio nella storia dell'inclusione scolastica italiana ripercorre le pietre miliari della normativa. Alcuni stralci, che tra l'altro ho riportato nel testo, sono di una levatura pedagogica straordinaria. Norme nate a partire dagli anni 70, che affondano le loro radici nella nostra Costituzione, e capaci di farci riflettere ancora oggi, o forse oggi più che mai, sul valore delle diversità. Attraverso questa storia dell'inclusione ho cercato di far riemergere quelle barriere culturali che si sono sedimentate in secoli di esclusione. Secoli e secoli in cui la diversità doveva essere soppressa, la persona disabile nascosta. Secoli e secoli in cui alle donne è stato negato l'accesso alla cultura, alle arti, e mentre l'istruzione era un privilegio delle classi dominanti e ai poveri naturalmente veniva negato l'accesso ad un qualsiasi lavoro che fosse minimamente intellettuale, e così via. Ricostruire la nostra storia culturale, l'excursus normativo sull'inclusione in Italia, promuovere una nuova consapevolezza di quei costrutti, quei valori che condizionano il nostro pensiero, le nostre emozioni sulle diversità e le nostre azioni didattiche a scuola. Ho cercato di farlo con uno sguardo rigoroso, una ricerca attenta, ma non in modo accademico. Cosa intendo dire? Semplicemente che non ho mai perso di vista la prassi. Come trasferire il dettato normativo, i principi pedagogici in un processo vivo a scuola? Come affrontare le criticità del tradurre i valori in pratiche di inclusione con casi di disabilità complessa?
Ho cercato di fornire degli spunti di lavoro per le questioni che in questi 10 anni ormai i colleghi mi hanno rivolto durante i corsi di formazione e aggiornamento che ho tenuto per loro. Beh, ciascuno avrà dei buoni motivi per leggere o per non leggere questo libro. Tra l'altro sull'argomento ho curato una serie disponibile sul canale di Diversi Tutti, una serie di video articolata che ha suscitato l'interesse a tal punto da fare un po' da apripista per altri canali. Il libro però, a differenza dei video, intanto presenta tutte le fonti, chiaramente, quindi le fonti bibliografiche e legislative, e poi si presta in qualche modo alla necessità di una consultazione agile all'occorrenza. E per esperienza so quanto spesso accada di avere dubbi in materia. Come docenti ci troviamo quotidianamente a doverci confrontare con delle situazioni che richiedono la conoscenza di un apparato legislativo sull'inclusione che è veramente ricco e complesso. A tal proposito voglio ricordare a chi abbia già acquistato questo testo che ho curato una sezione online a loro riservata con una selezione ragionata delle leggi in versione integrale ed aggiornata. Si tratta poi di un testo sicuramente utile per lo studio e per l'approfondimento, per la preparazione sia delle prove di accesso ai corsi di specializzazione che al concorso per l'insegnamento nelle attività di sostegno. Così come mi hanno confermato diversi colleghi e in qualche modo mi hanno invogliato a scriverlo. Possa essere un onesto strumento di formazione e aggiornamento delle proprie competenze professionali, ma soprattutto che possa essere una fonte di ispirazione per quei docenti un po' come me, che non si accontentano del proprio sapere, che amano andare oltre, consapevoli delle complessità, che desiderino fare qualcosa per migliorare questo mondo, cominciando dalla scuola.